Carissimi amici dell'Acquario, buonasera. Anche per voi il vostro oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio 2023. Vediamo questa settimana per voi che cosa riserva. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone che non sono iscritte al canale di farlo, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno di informazioni sotto al video nella voce descrizione trovate i miei contatti, potete anche semplicemente mandarmi un SMS. Adesso vediamo per voi in questa settimana . Allora, per gli amici dell'Acquario dal 17 al 23 luglio 2023, cosa ci dicono le carte, come sarà questa settimana, cosa dovete sapere in questa settimana, quindi cosa accadrà. Acquario dal 17 al 23 luglio 2023. Ci sono delle cose lì dove regna l'armonia in casa, in famiglia, nella coppia, ci sono delle cose, delle situazioni, qualcosa che viene a galla, qualcosa che vi può portare maggiore chiarezza per quanto riguarda comunque un inganno. Questo riguarda la stabilità, perché si vive in un certo qual modo, in un certo senso si vive comunque della stabilità, ma riguardano anche questi inganni su un qualcosa che non è riuscito ad andare in porto, non è andato in porto. Lì dove chiedete comunque un aiuto, una collaborazione, una complicità, ma è un qualcosa che riguarda comunque un passato, un recente passato. Andiamo a vedere per il segno dell'Acquario dal 17 al 23 luglio 2023 questo asso di coppe, quale altra informazione vuole darci? Diciamo che in un certo qual modo le dinamiche sono sempre le stesse, si cerca di mantenere comunque sia l'armonia, si torna a rifare sempre gli stessi errori che mettono poi nelle condizioni voi o qualche altra persona comunque di vivere delle difficoltà. Questo è avvenuto comunque in un passato, in un recente passato, dove momentaneamente, ripeto, c'è quel po' di stabilità, c'è dell'armonia. Vediamo questo due di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dell'Acquario dal 17 al 23 luglio 2023. Queste cose che emergono, che vengono a galla, che vi portano maggiore chiarezza, che possono essere delle problematiche, ok, che vi fanno capire, vi portano a bloccarvi, a lasciarvi pensare, a bloccarvi emotivamente, dove proprio vedete che non si riesce a trovare un punto d'incontro, anzi, piuttosto in realtà ci sono dei dolori proprio. Questo blocco, queste cose di cui venite a sapere, porta veramente un dolore all'interno di voi stessi, vi lascia veramente dover pensare e riflettere. Vediamo questo 10 di spade rovesciato, cosa vuole dire di più per il segno dell'Acquario dal 17 al 23 luglio 2023. È un inganno, una bugia, un tradimento, un qualcosa che venite a sapere che non vi piace. Un qualcosa che in un certo qual modo vi manda in crisi, vi crea delle difficoltà e vi mette nelle condizioni di dovervi allontanare da qualcuno. Sono in arrivo, ripeto, delle notizie spiacevoli per voi dell'Acquario. Possono essere dovute anche nell'ambito sentimentale, asso di bastoni rovesciato, o possono essere semplicemente legate a qualcuno di vostro interesse.
Asso di bastone, oppure vi dico ancora un'altra cosa che mi sta arrivando in questo momento, potrebbe essere un qualcosa che avete commesso voi che viene alla luce, viene a galla e che vi crea un blocco e vi lascia pensare quello che voi avete potuto fare e commettere. Asso di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dell'acquario nella settimana che va dal 17 al 23 luglio 2023? Su situazioni che, ripeto, non vanno avanti, sembrano, non dico bloccate, proprio non c'è una realizzazione, non c'è un qualcosa che procede, si deve parlare, si devono prendere degli accordi, molto difficile prendere degli accordi perché c'è qualcosa proprio che vi fa male. Dovete superare questa difficoltà, quindi concludere un qualcosa, andare verso un qualcosa di nuovo, quindi pensare a un qualcosa di nuovo, come se fosse un parto, come se fosse una gravidanza, come se fosse qualcosa che comunque inizia proprio per dare la svolta, per dare un cambiamento e chiedere addirittura aiuto, quindi cercare in un certo qual modo di riportare nella vostra vita un equilibrio, farvi in un certo qual modo, ripeto, anche aiutare. Tre di bastoni per il segno dell'acquario, quale altra informazione vuole darci dal 17 al 23 luglio 2023? Volete una collaborazione, un aiuto, una complicità con qualcuno per andare verso un trionfo? Lo cercate da qualcuno molto deciso, un qualcuno che sa come fare, oppure siete voi molto decisi a chiedere aiuto a qualcuno per andare verso il vostro trionfo, per andare verso il trionfo, verso la vostra abbondanza, per avere voi in un certo qual modo una vittoria. Potrebbe essere questo nella coppia, come invece potreste chiedere voi l'aiuto da qualcuno determinato. Diciamo che qui abbiamo un due di coppe, quindi si parla di coppia, quindi a livello sentimentale, ma attenzione, perché ci possono essere delle situazioni che vengono prese troppo, in modo troppo leggero, ok? Anche se in un certo qual modo una vittoria io la vedo, un'abbondanza io la vedo. Attenzione a chi può mettere il bastone tra le ruote, attenzione a chi magari può fare un qualcosa che non dipende chiaramente da voi, ma dipende dalla terza persona, che vi può magari far chiudere una relazione oppure cercare di crearvi intralcio in un qualcosa che volete portare avanti a tutti i costi. Vediamo invece come si concluderà questa settimana per il segno dell'acquario dal 17 al 23 luglio 2023. Infatti, si prendono le cose troppo alla leggera. C'è troppa immaturità lì dove si dovrebbe riportare l'equilibrio, perché in realtà voi l'equilibrio nella vostra vita lo volete, però e la situazione viene presa troppo alla leggera. A livello potrebbe essere proprio sentimentale, oppure vedo un cercare di godersi, di vivere la vita, questo è il vostro equilibrio, pensare soltanto a voi stessi. Perché? Perché avete dei dubbi, perché avete una situazione altalenante, perché dovete fare delle scelte, scelte che non sapete in realtà cosa fare, dove andare, che strada prendere e quindi di conseguenza preferite prendere le cose alla leggera. Alla leggera perché? Perché secondo voi questo modo di prendere le cose alla leggera vi porta verso un nuovo inizio. Attenzione però. Perché questo nuovo inizio potrebbe essere un inizio identico e spiccicato a quello che avete avuto in un passato, in un recente passato, cioè un nuovo inizio che vi porta comunque a una rottura, con le stesse dinamiche, ripeto, di un passato, le stesse dinamiche sentimentali, che riguardano un passato o un recente passato. Quindi c'è veramente una decisione molto importante da dover prendere.
risolvere delle problematiche, ma attenzione ai conflitti. Diciamo che non è prudente questo senso di immaturità che avete nell'affrontare determinate cose, perché comunque vi fa vivere sempre in situazioni come le montagne russe. E anche se comunque vi avviate verso un nuovo inizio, questo nuovo inizio non vi porta da nessuna parte se non a delle perdite, a dei dolori, a dei conflitti. A una situazione che cambia al negativo, se pensate di ottenere un trionfo, se pensate di ottenere qualcosa, assolutamente non sarà possibile visto l'atteggiamento che usate, cioè leggero e immaturo. Questo è quanto, carissimi amici dell'Acquario, vi invito a lasciare un like, noi ci sentiamo alla prossima, nel frattempo vi auguro una buona serata.